uomo che lavora con le sue mani è un operaio, un uomo che lavora con le sue mani e il suo cervello è un artigiano, ma un uomo che lavora con le sue mani, il suo cervello e il suo cuore è un artista. La frase attribuita a San Francesco d'Assisi ben descrive il senso dell'opera di Italo Tenaglia, artista abruzzese poliedrico. Dopo aver formato da insegnante numerose generazioni di studenti, giunto alla veneranda età di 90 anni, rappresenta un importante patrimonio di saperi ed esperienze. Grazie alle immagini e alla preziosa collaborazione del fotografo e cineoperatore tollese Massimo Cavuto e alla testimonianza del sindaco di Torlo Angelo Radica, ripercorriamo alcune tappe dell'attività svolta dagli anni 50 ad oggi dal maestro Italo Tenaglia, che nel paese della provincia di Chieti, che tanto ama, ha sempre vissuto. Un legame indissolubile al punto da aver donato numerose opere che è possibile ammirare sia all'interno del municipio che dell'Enomuseo. Italo Tenaglia è un artista poliedrico tollese, quindi scultore, pittore, un personaggio importante per la nostra vita cittadina. Dal 55-56 ha descritto e ha raccontato per immagini le tappe più importanti della ricostruzione e dello sviluppo di Tollo, passando dal momento della ricostruzione poi allo sviluppo dell'agricoltura di qualità, e ha sempre definito e descritto dei personaggi molto, come dire, molto presenti, che con fatica anche lavoravano i campi, che facevano attività artigianali. E lui ha raccontato appunto tutta gli ultimi oltre 50 anni della vita tollese, e c'è un quadro in particolare che rappresenta e contiene in sé tutti i momenti fatidici più importanti di Tollo, quindi dalla cantina sociale alla rievocazione della battaglia tra turchi e cristiani, alla fierezza, alla laboriosità del tollese. E poi c'è in questo quadro c'è un Bacco festante, accudito appunto dalla collettività tollese, che è molto fiero, è molto sorridente. Ha scoperto l'arte il maestro Italo Tenaglia. Io ho scoperto l'arte tra i 19, intorno ai 20 anni, così. E le prime tecniche generiche le ho apprese nelle botteghe artigiane, in particolare nelle botteghe dei carratori, perché loro, oltre a fare l'opera materiale, ma dipingevano anche queste, e quindi io restavo affascinato da questi colori che loro usavano. E così sono andato avanti. Dopo ho scoperto che c'era l'Istituto d'Arte, già avevo l'età di 21-22 anni. L'ho frequentato e lì ho appreso diverse tecniche, ho conosciuto diversi maestri, ricordo in particolare Tommaso Cascella. Poi ho conosciuto Ernesto Treccani e Trubiani. Molto importanti questi maestri. Quando ha deciso di non scegliere tra pittura e scultura? Io non ho fatto una scissione tra pittura e scultura. Io ho trattato la pittura come uno schizzo. Facevano, diciamo, uno schizzo colorato. E quindi mi ritrovavo pure le tele, ma io sento molto il modellato plastico. Il colore mi piace, ma non lo sento. Mi piace la linea dura, le luci forti, così, e lo sento come una composizione architettonica, la scultura. Però nello stesso momento recupero la figura, perché io sento la figura umana. Per quanto riguarda lo stile mio è quello figurativo. Io l'astrattismo
formato, tutte queste cose. Le ho soltanto studiate, ma ho fatto sempre la figura. Però la figura è sempre, sempre stilizzata, sempre secondo il mio punto di vista. E ho rivisto gli grandi maestri, in queste opere ci sono sempre dei ricordi così. Però in linea di massima ho cercato di curare la mia linea. In sostanza ho fatto la forma. A me non interessa tanto l'emozione, a me interessa la forma, interessa l'equilibrio così della composizione. La scultura qui dietro le mie spalle, che descrive proprio delle persone impegnate in lavorazione della campagna, in particolare l'innestatore, ma questo è simbolo appunto di un racconto di una comunità, perché lui è stato sempre un grande osservatore e partecipe della nostra comunità. E appunto la caratteristica di questi personaggi che sono affaticati, impegnati nel loro lavoro, anche nel lavoro artigianale, ma sempre fieri e convinti, sorridenti, soddisfatti di quello che stanno facendo. Quali materiali predilige? I materiali sono tutti interessanti. Io non ho mai usato il marmo, non ho mai usato niente. Io non sono uno scultore, io sono un assemblatore di materiali. Lo scultore è quello che scolpisce. Io non ho mai scolpito. Ho modellato e ho assemblato il legno. Nelle sue opere sono rappresentate spesso figure femminili. C'è un motivo in particolare? La donna è da scoprire, un po' freudiana la cosa. Se dovessi spiegare, non lo so spiegare. Mi sento sempre questa figura di donna così, non me lo so spiegare. Forse se ci fosse uno psicologo riuscirebbe di più a scoprire. Ecco, Italo è stato per noi anche e per molti tollesi, ma non solo, anche un educatore. Per anni ha insegnato ai licei scientifici di Chieti e di Lanciano. È stato un personaggio che, come altra caratteristica, ha usato sempre materiali poveri, in particolare il legno, in particolare delle forme molto originali. Eccolo, è un personaggio appunto sicuramente tra le menti più lucide da un punto di vista artistico del nostro comune. E un altro elemento poco conosciuto di Italo Tenaglia è che insieme a qualche amico, tanti anni fa, all'inizio degli anni Ottanta, fu anche animatore di un'associazione archeologica e ecologica, quando l'ambiente e l'ecologia era molto sconosciuti per tutti, quindi anche un visionario da questo punto di vista. Come nascono le opere creative del maestro Tenaglia? La mia opera creativa inizia la composizione con l'abbinamento e il bilanciamento delle masse. Poi stilizzo le figure secondo una geometria rigorosa. Nelle opere c'è una sorta di ricerca che sa anche di sapore architettonico, se vogliamo. Ci sono le figure che sono piatte, quindi la luce non sfuma la figura, ma resta ferma. Quindi le linee sono rigide, le forme sono piatte e la composizione è serrata. Questa composizione serrata mi fa ricordare le opere dei maestri antichi, medievali. Il momento più fruttuoso, il giorno oppure la notte? Il momento più fruttuoso è il giorno, a me interessa la luce, la luce naturale, quella artificiale mi dà fastidio, non mi rende tanto, perché non è una luce chiara, netta, mentre la luce del sole è una luce determinata.
Di quali tra le tante opere che ha realizzato è più orgoglioso? Non sono orgoglioso di nessuna opera, tutte le opere per me sono uguali. Talora vado a rivisitare le prime opere che le ritenevo poco importanti, mentre vado a riscoprire che sono dei significati che mi hanno arricchito dopo le conoscenze. Sono tante le opere esposte all'interno di edifici pubblici abruzzesi, ma anche nel resto della penisola. Ho avuto pure rapporti con gli enti pubblici. Ho lasciato qualche testimonianza, ho fatto qualche monumento di caduti, e per esempio quello di Paglieta, ho lasciato un lavoro al Palazzo di Giustizia di Chieti e altri ancora che non ricordo, perché ho lavorato sempre senza interesse, ho lavorato sempre edonisticamente, per quello che me lo sentivo e basta. Non l'ho preso come mestiere, insomma, perché per me l'arte della scultura è parallela all'insegnamento. Io specificamente ho insegnato, non ho fatto lo scultore proprio da professionista.